Benvenuti in questa prima lezione di dialetto veneto. Ghisboro, tipica imprecazione veneta, viene utilizzata in ogni occasione. Sorpresa, incazzatura, meraviglia, eccetera, eccetera. In italiano si potrebbe tradurre con accidenti, però la nostra versione è un po' più volgare. Ma te viene dal doeo. Si utilizza contro una persona che non è tanto sveglia. Doeo è dolo. Ed è un paese vicino a Venezia. E non è vero che lì ci sono persone poco sveglie. Siera d'Ascorese è un modo per dire che una persona non è in gran forma e che dà l'impressione di essere ammalata. Molton è un'offesa contro chi non è dotato di un'intelligenza molto sviluppata. Se a mutanda pesa, non c'è la massa nascoresa. Frase tipica per enfatizzare il concetto che nella vita non si ha controllo assoluto e che l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Oi, verso utilizzato da tutti per chiamare qualcuno e per far attirare l'attenzione su di sé. Maria Vergine è una tipica esclamazione utilizzata dalle persone più anziane dopo aver udito una brutta notizia. Ma da che parte esilgirà? È un modo di dire per enfatizzare il concetto che una persona è particolarmente brutta. Ma se è vero che a casa tua i manichi da scuola sa da merda? Tradotta, ma è vero che a casa tua i manici delle scope sanno di cacca? È semplicemente un'offesa. Le intenzioni sono chiare. Cici e Cocò, termine per indicare due persone molto amiche e che parlano tanto. El gai gran si scarsea. Con questo si intende una persona molto tirchia. Gli manca un bogio. Tipica affermazione per indicare la mancanza di una persona nell'essere sveglia. Data una refada. È un modo un po' più offensivo per convincere qualcuno a darsi una svegliata o una sistemata. E con questo terminiamo qui. Ci vediamo alla prossima lezione.